Presidente Domenico D'Onofrio, la crisi del settimo anno non c'è stata per l'americana. No, fortunatamente no, fortunatamente no. Si è rinnovato un bellissimo appuntamento di atletica qui allo Stadio Adriatico. C'è stata una grande partecipazione di atleti, ma abbiamo notato tutti anche un grosso salto in avanti dal punto di vista qualitativo. Eccezionale il livello impreziosito da atlete di valore internazionale. Ciò vuol dire che anche Runners Pescara sta diventando internazionale? Non lo so, te lo chiedo. Speriamo. No, ma magari volete fare qualcosa di molto importante ancora di più a livello organizzativo, non so. Come organizzazione l'americana, diciamo che rispetto alla mezza maratona non la pubblicizziamo troppo fuori zona. Nonostante tutto vengono atleti da Milano, da Roma. L'anno prossimo si potrebbe pensare di cominciare anche a parlarne fuori dalla regione. Vedremo di portare anche personaggi ancora più forti. Non dimenticate mai neanche il sociale, in questo caso una parte dei fondi viene devoluta a un'associazione liberamente che si occupa proprio di servizi per persone diciamo meno fortunate, lo avete fatto anche in occasione della maratonina, avete sempre uno sguardo rivolto anche a quello che c'è al di fuori di questa pista e della strada. Assolutamente, assolutamente, perché la squadra è nata per divertirci e non abbiamo nessun interesse di avere lucro da questo tipo di attività. Noi è la nostra una passione che ci unisce tutti quanti, quindi quello che diciamo poi riusciamo a portare all'interno delle casse lo diamo tranquillamente all'AIL, all'AGBE. Questa volta è toccata liberamente, che è un'associazione di Pescara che si occupa proprio di ragazzi disabili, quindi per noi è un grosso fa piacere fare questo tipo di solidarietà. Chiudiamo, un grazie a, ce lo dici tu? Un grazie a tutti quanti i ragazzi della Runners Pescara, quelli che hanno organizzato i ristori, i pacco gara, i pettorali, a tutti il gruppo che con il motto Stiamo Uniti dimostra ogni gara che stiamo avendo una bella realtà.